Gin è venuto a trovarmi. Gin, abbiamo Gin. Alle tette, Gin! No, non si vede, aspetta, fermi tutti che non lo vedono, fermi tutti. Eccolo qui. Lo sapevamo che era malvagio, lo sappiamo. Vai, Necroscoso, uccidilo! Era sicuro proprio che era malvagio. Ne eravamo certi. Fatality. Siamo? Un sacco cosa. Sì. Siamo online? Siamo online, siamo online. Sì. Ah, ok. Quante rupie costa il fumetto? 1000 rupie. 2 euro? Costa 1 euro, costa. 1 euro, ragazzi, 1 euro il fumetto. Pochissimo. Allora, siete accampati lì, è notte. Come vi organizzate? Faccio il turno di guardia. Io dormo profondamente. Io dormo abbracciato a Crystal, le sentite. Io che faccio? E lei che fa? Fi! 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 Tu non respiri, quindi lei non respira. Cioè, no, uno inspira solo e l'altro espira, esatto. Solo. Morite nel giro di un minuto, praticamente. Sì. Complimenti. Chi fa il primo turno di guardia, scusate? Io. Va bene. Il bardo non vuole andare a dormire. Sei andato a vedere se è più uno per livello? Sì, più uno. Quindi io ho 3 livelli da bardo, quindi è 7 più 3, 10. Sì! Yeah. Aster, posso mettere a posto l'arco? Quindi è livello più costituzione. Si è rotto. Si è rotto il... La corda? Sì. Devi trovare una nuova corda. Ok, vado. Già da 18. Quindi? Hai fabbricare armi? Controllo subito. Se ce l'hai puoi provare a ripararla. Dimmi, Ego. È livello più costituzione, basta. Sì. Quindi 4 e 5, ok. No, aspetta, 4... Io ho 4 di livello, più 1 di costituzione, 5. Il vostro... Esatto, il vostro bonus di costituzione, 5. Se dormite per 8 ore filate, senza far nulla, e curandovi, fasciandovi e tutto, recuperate il doppio, se no no. Sì. Sì? Sì. Ah, sì, nel senso, sì, lo facciamo. Sì, certo. Io devo dormire per 8 ore filate per forza, quindi sì. Voi dormite, sto sveglio io. Va bene. Allora, di base è classe difficoltà 15, comunque, fasciare tutte le ferite. Chi ha le fasce? No, nessuno ha le fasce. Io. Utilizziamo pezzi della gonna del nano, che diventa sempre più corta. Whisky, tu hai delle fasce, vero? Gin. Whisky. Gin. Ho già usato tutte le fasce che avevo per curarti, Roderick. Oh. Ok, vai con la gonna. La gonna di Roderick diventerà cortissima. Praticamente è una minigonna nanica adesso. Adesso è una minigonna. Che brutta cosa. Anch'io prendo dei pezzi della gonna di Roderick. No, è una minigonna perché li prendo e li sto iniziando a distribuire a tutti. 18, anche col meno 1 ce la fa curarsi. Ma non ce n'è bisogno, nel senso. È la difficoltà 15. Ah, ok. Esatto, quindi, la prova, la difficoltà è 15, ma prendendolo con molta calma, avete tutta la notte per farlo, non riuscite a fare senza problemi. Beh, io l'ho fatto in fretta. Scusa? Io non mi curo, quindi. No, tu puoi fasciarti. Sì. Però non beneficerai delle cure finché non dormirai. Bene. Quindi chi fa il primo turno? Io. Tutta notte, perché loro devono dormire 8 ore. E tu? No. Io non dormo. Se no loro non recuperano. Sono quello con il maggior numero di vita. È tutto sua madre. Lui in effetti è un elfo, può dormire 4 ore soltanto. Elfo. Io mezz'elfo, faccio così, faccio dormire un loro. Mezz'elfo ne può dormire 6. Cagà. 8 un umano, 4 un elfo, 6. Bella. Mi è piaciuto il tentativo. Apprezzo, l'ho apprezzato fortemente. Bello, ma no.
Vabbè. E quindi deve dormire per forza 8? È sempre stato più umano. Per forza 4, questo è razzismo. Allora, può dormire anche solo 6 ore. Può dormire anche solo 4 ore. Però, se dorme solo 4 ore, recupera solo il suo bonus alla costituzione. E basta. E livello no? Aspetta. Se dorme 4 ore, recupera solo il livello più la costituzione. Le bende non hanno effetto. Mentre voi vi raddoppia. Oh, voi dormite, io dormo 4 ore ogni tanto, dai. Ogni tanto. Ogni tanto. Ogni tanto. Faccio delle pause, dormo e chi se si dà il cambio con Cipi. Vai Cipi, vai. Faccio Cipi. Io mi metto a posto l'arma piuttosto. Tu che hai l'antico mantello. Artigianato. Artigianato armi? Oh, artigianato, non avevo ancora scelto sinceramente. A questo punto metto armi. Grazie. That meta play proprio. Beh, sono stato sincero. Sì, ce l'ho. Sono stato sincero. Tanto non hai gradi, giusto? No. Vabbè. Non ho gradi. Perché vada a vincere il master implode. diventa un pipistrello e scompare. Tira tia, voglio vedere adesso. È il mio sogno, trasformarmi 17. In un... Ma tu hai detto che non ha gradi? Punto, perché ho due in forza. No, è okay. Intelligenza. Infatti, cioè, tu hai più due in intelligenza? Tu hai più due in intelligenza? Sai che ti devi autonerfare immediatamente per come hai giocato? Posso. Ma perché la mia è un'intelligenza passiva? Non la uso come molto voi. Passiva. Hai visto te Elephant Man? No. Punti plagio. Vabbè. Due punti, esatto, due punti plagio. Io non ho ancora, non ho ancora preso punti plagio. Strano, è vero. Io non preso il re. Il nano ha freddo ai testicoli. Vedo che ce l'ha un pochino più piccolo, gli metto sopra una coperta. Che c'è di nuovo? Faccio, oh grazie, grazie. Dormi. Oh no, okay. T'avevo scambiato per un attimo per... Ok, gli altri mappe. Dormono, dormite. Duinir. Duinir. Ok, dopo un paio d'ore riesci a sistemare la corda dell'arco. Oh, ma che attenzione, perché potrebbe spaccarsi di nuovo. Non è una soluzione definitiva. Allora. Però per ora potrebbe andare bene. Così va ancora bene. Non è definitiva. Attacco. Ok. Dopo, non sai quanto tempo, ma circa a metà del tuo turno, quindi arriva Jin che si offre di darti il cambio. Jin, torna a dormire e recupera. Se dopo tu non recuperi mi... Hai già fatto tutto, te. Devi dormire 4 ore, ragazzi. Fare l'alba. Vabbè, ok, grazie. Ah, Gini è un elfo. Ha dormito 4 ore. Allora vado a dormire, grazie. 4 ore è per gli elfi un recupero totale come se ne dormissero 8. Ma un uomo può dormire 4 ore. Nulla glielo vieta. I nani quanto dormono? Prova a guardare se hai un certificato. No, non c'è scritto. No, è a discrezione, è a scelta sì. Del è che in realtà purtroppo lì sul certificato quella data cosa viene scelta dalla mamma. Purtroppo io la mamma l'ho squarciata quando sono nato e non l'ha potuto scrivere. Io mi sono appena accorto che Roderick è il Paolo Bitta dei nani. No, in realtà era stato un parto un po' difficile, quindi è stato un po' stile alien. Quindi ho dovuto aprire, fare tipo un cesario da dentro e... E non è sopravvissuta alla cosa. Porca mamma. Mi recupero. Roderick è il Paolo Bitta dei nani. Sì. Io ho appena capito questa cosa. Due punti plagio, va bella. Sì, però qua quello che ha una palla sola sono io, Aspetta i geloni dal freddo. Aspetta i geloni dal freddo e poi ne parliamo. Ho una coperta. Gina è l'unico che ha una tenda, tra l'altro. Vado nella tenda di Gina. La tenda non serve. È vero. A dormire. È libera. È libera.
Poi si alza come, okay. Poi si alza come hanno Giovanni e Giacomo e finge di scoparsi Jean pesantemente. Oh, ah. Mamma, mi ricordi te? Basta. Ok. Ragazzi, tiratemi un dado. Così a caso. Dado. Vai. Non so cos'è, ma credo di non esserci riuscito. 8. 10. 10. Ascoltare. Su ascoltare. 11. Ascoltare. 15. 18. No, aspetta, quanto ho fatto io? 8? No, 13 allora, scusate. Tu hai più 8 in ascoltare? Sì. Io 18. Cazzo, sei una parabola, tu. Non sei, sei una parabola. 18 massimo? È più alto? 18. Sì, tutte e due 18 abbiamo fatto. Va bene, va bene. Arriva la mattina. Va bene, abbiamo recuperato, quindi. Fatemi un tiro sulla volontà. Sei bastardo, per, comunque. Non continuare a dormire. Più tre. Volontà io. Più tre. Più tre. Che dormita, ragazzi. Continua a dormire. Io ho fatto 22. Allora, l'unico che si sveglia è Rob, è Cecil. Crofi, crofi, crofi. Ti svegli e trovi Jean nudo. Seduto. Nella tenda. Seduto vicino al falò, vicino al fuoco che ormai si è spento, che guarda verso le montagne a nord. Gli altri stanno dormendo dalla grossa. Vabbè, vado da Jean che è seduto. Si gira e non ha più la faccia. Buongiorno. Sa che sono lo slack. Tutto bene? Sì, nonostante quello che ci sta inseguendo, pare che le erbe stiano funzionando. In che senso pare che le erbe stiano funzionando? Beh, non siamo stati attaccati da demoni. Ah, beh, sì, certo. Ah, lei intende di Perico, certamente, sì, sì. Grazie. Madrek, mi tiri sulla tempra? Due volte. 16, 21, anzi, non ho perché ho più 9. Dammi il totale. Sì. Allora, no, aspetta. 16 più 9, 25. 7 più 9, 16. Quindi 35, 41. Ok, niente. Ma, oh, prego, Radrek. Recuperi due punti destrezza. Yeah. Interessante. Gin, come mai è già sveglio lei? Ho dato il cambio a Junior. Ah, va bene, grazie. Scusi, Master. Facciamo, vediamo sti dormiglioni qua e ci mettiamo in cammino. A 6 di destrezza. Qual è il modificatore? Meno 2. Che meno 2. Scordato? Meno 2, ok. Meno 2. Tu eri arrivato a quanto? 4? Destrezza. Sì. Minchia. Sai che se non ricevi i tiri salvezza sulla tempra eri paralizzato? Fortuna che non hanno cazzuto allora. E c'erano gli effetti secondari del veleno. Oh. Peccato! Destrezza. No, è muti. Come? Erano due di destrezza a testa, ogni due. Oh. Quindi erano potenziali 4 di 4. Oh, beh, mi dispiace, Master. Troppo power. I danni si curano baciandosi i pici. Allora. Andate avanti. Oh. È il tempo di uscire del bardo. Questo. It's a bardic moment. Vabbè, dai, svegliamo sti dormiglioni, fratello Gina. Vai a svegliare tu, Ymir, tanto io mi occupo di Roderick e Ego. Ok. Scaccia. L'ha capito adesso, non è possibile. No. Certo che l'ho capito. Okay. Secondo me perché l'ho mandato da Duimir. Gina va a svegliare Duimir. Ma quanto recuperiamo a punti vita? L'ho detto prima, livello per la costituzione per due. Livello per la costituzione. Per la costituzione, quindi 5 per 2, 10, 19. Ok.
Cioè, ragazzi, io vado a 28, ero a 6 punti per i vado a 28. Cioè, con tutte queste cazzo di cuore sono tornato a 28. Comunque, vado a svegliare Dwyer, Roderick e... Io sono andato a 25. Io 31. Vabbè. Eh? Ok, sì, sì, li svegli, li svegli. Beh, dai, a meno che non si oppongano. Vi opponete? Sì. Io no, la gatta forse. Io mi oppongo, faccio... No! Mamma! No, papà! No! Dai, Roderick! Oggi, no! Roderick. Vediamo se la gatta si oppone. Roderick, è ora di andare a scuola! No, la gatta non si oppone. No, non voglio! Scherzavo, Roderick, non c'è la scuola, stai tranquillo, però adesso ti devi alzare. Paralizzati. Papà, hai preparato le frittelle di montone per colazione? Guarda, sono in fondo alla montagna. Se ti alzi, li andiamo a prendere. Mi alzo a mo' di sonnambulo. Frittelle! Dove sono? Papà! Io c'ho ancora 3 razioni da viaggio. Posso, tipo... Sì. Dare un po' di cibo, nel senso, a questo essere qua che reclama cibo. Sì, te lo puoi tirare in mano. Non saranno le frittelle di montone. Occhio a come parli, master. Occhio a come parli. Che senso? Niente. Che lo puoi tirare. Glielo infilo in mano e... Papà, ma queste non sembrano frittelle di montone. Ah già, era per questo che ti avevo staccato la testa. Mi allontano. Mi allontano molto velocemente. Io nel frattempo ricasco per terra con la roba di Dio. E ci... Ok. E mangia. Ci fai in giro. Perché il master sembrava la madre di Dwyer? Ti hanno dato della puttana, master. Ma della puttana, master. Cicci belli, che cazzo dite? Ma ah, ragazzi, è vero, ma voi avete tolto razioni a testa perché io l'avevo prese 50. Ah, io l'avevo prese per conto mio. Io ve le ho date poi, babbo. Quando ce le hai date? Tu le hai prese e non le hai mica date? Le ha smezzate tra tutti. Ho smezzata tutti. E io non ce le ho mica, non me le sono mica segnate. Se pirla. Allora va a fare tu. Vabbè, fotte sega. Gina ha già rimesso via la tenda. Va bene, dai, prepariamoci. Io sono dentro la tenda. Andare. Io mi svegliato. Preparo che nella tenda. A parte che è una tenda che la può smontare senza che tu ci sia bisogno che tu esca. Toglie i paletti, la tira via. Okay. E ti lasciamo lì a dormire finché non arrivano i demoni. Noi ce ne andiamo. Andiamo, incamminiamoci in fretta. Forza, verso l'infinito. Ci stai seguendo una nuvola tirata fuori da un negrone enorme che è uscito dalla montagna. Ci vogliamo muovere? Sveglia Roderick, ancora dorme. Roderick, Citti sta scappando. Se non ti svegli subito, master, guarda che master. Cipi, Cipi. Come l'hanno fatto fare? Dove c'è? Ok. Vi rimettete in viaggio, Roderick è pronto a ripartire? C'è CP. Sì. Va bene. Ma perché ho del cibo in mano? Perché ho del cibo in mano, infatti? Mangia, vai tranquillo. Io do un po' di reazione alla gatta. Aspetta, ma questo è formaggio. Io odio il formaggio. Perché sei mangiato del formaggio? Dallo a me. Oh no, a me mi piace il formaggio. È il pecorino che mi fa schifo. Sta di pecorino. Oh papà. È la crisi mattina di Roderick Stilbo. Ogni mattina è così e noi non l'abbiamo mai saputo. Si volte e piange. Io prendo un po' io prendo un po' della carne essiccata nella razione, la do alla gatta.
E l'altro è che in realtà quando sognano c'è la sua parte buona che fa: perché devo uccidere così tante persone? Cito Roderick, perché? No, non lo dico neanche. Ok. Cosa? Il viaggio. No, no, no. No. No, non c'è bisogno. Va bene. Ok, vi ripetete in viaggio, perfetto. Quindi, in che ordine? Scusate se ve lo chiedo. Io davanti. Il range davanti di tutti quanti. Perché ha preso dalla mamma. Scusa, ma è proprio servita questa. Io davanti e dietro tutti quanti. A chi lo chiede in chat? Neanche un combattimento questa volta? Non è colpa mia. andiamo avanti. Arriviamo al combattimento. Master, vogliamo un drago. Beh, Toba King che ci abbiamo qui. Un draghino, magari. Toba King dei poveri. Ok, vi rimettete in viaggio. Sì. Prima Tia, poi io, poi Shinna. Se qualcuno ha bisogno di cure, alzo la mano. Rapidità di mano. Okay. Indico Roderick. Prima Roderick. 8 punti vita. Oh, grazie. Grazie, Ego. Whisky. 8 punti vita. Vai. Torno a full. Io sono affollato. 26 ne ho io, non è che ne ho tanti. Ah, è Roderick che ne ha il doppio di te. Io ne ho 56 e sto a 33 punti vita. E ne mancano un pochettino. Poco. Ok. Mettetevi in viaggio. Dopo le cure fornite da Shin, vi mettete in viaggio con Shin che vi indica la direzione. Okay. Fatemi un tiro su ascoltare. Più 8. 1. Siamo tornati alla normalità. 7. 5-14. Credo di sentire il vento. Ragazzi, il vento. Nessuno ha avuto successo, sì. Io ho fatto critico, divento sordo? Hai un fischio nell'orecchio molto fastidioso. Aia! È quando i due neuroni si sono scontrati quando Gina scopre il chiato la tenda. Ok, vi rimettete in viaggio. Il cielo è scuro anche questa giornata, però non come ieri. Questa volta sembrano essere solo nubi temporalesche. E per fortuna, meglio, per fortuna, ritorna la normalità e tu senti comunque che c'è odore di pioggia nell'aria. Almeno è più il tempo. Ha piovuto, sta per piovere. Oggi piove. Proseguite a ridosso della montagna con Jin che vi incita a sbrigarvi, a procedere a passo veloce. Perché Procediamo secondo lui bisogna sbrigarsi. Siamo stati già fortunati troppo tempo, dice. Okay. La fortuna. Ragione. Va bene, sì, seguiamo. Sta scadendo l'effetto dei fiorellini. Tiro sulla tempra. Che cazzo. L'U3 più 3. 20. Più 3 faccio 6. Più 5. 20. 14. Anzi, più 4 faccio 6. No, 15. Perché stai sorridendo? Cecil, sei affaticato da questa corsa. Meno 2 alla tempra. Ah no, è vero, perché io c'ho anche cosa, quindi ho più 4. 19. Io ho fatto 20. Io 14. Sei scattante. Va qua che i polpacci. Va qua. Fa vedere. Oh, ma che roba. Che linea, che fisico. Mezzo centimetro di polpaccio, dannazione. Dai che me ne presti uno che... Non è che tu non è che sei più tanto alto, eh. Arrivate... Oh, c'ho un cazzo di polpaccio, sì, però. Grazie sull'ascoltare. Di nuovo? Ancora. Ok. Ci sarà ancora il vento? Però da parte l'ho fatta. Oh mio Dio, ho fatto 20! Beh, 19 più 1. Io continuo a tirare 3, cioè 3 di fila. Più 5 faccio 8. Wow. Roderick, quanto hai fatto? 19. 16. Io faccio, ci sento!
È andato. Oh, è sparito il vento. È scomparso il ruolo. Rodek, Ego, sentite lontananza degli ululati. Ciao ragazzi. Avete presente quella cosa che ha staccato la palla a Cecil? Lupo. Sì. Me lo ricordo. Arrivano. Sono qua vicino. Io direi di comunque imbracciare le armi. Lontananza. Comunque dico, io direi comunque per sicurezza di imbracciare le armi just in case e continuare ad andare veloci. Io l'ho sempre imbracciato anche quando dormo. Sì. Faccio l'arco. Tiro infatti fuori la palestra. Rigida ascia. No, sì, era barba. C'è degli sfregi tagli tutti qua. No, i nani hanno una barba di metallo, quindi io imbraccio la balestra e continuo a correre. Io imbraccio l'arco e continuo a correre con la freccia in cocca. Il bardo imbraccia il liuto e continua a correre. A me, cioè, sinceramente io mi concentro sulla corsa, già sono affaticato, quindi non me ne frega niente, fotte sega, diciamo. Ok, continuate a correre. Altro tiro sulla tempra. E io ho meno 2. 20! 9! 23! 20. No, aspetta, anzi, ho meno 2 più 4, faccio 21. 16, faccio. 23! 21. Ok, continuate 16. A correre. No, per tutto il pomeriggio. Continuate a correre per tutto il pomeriggio. Senza fisica o no? Jim dice che non manca molto ormai, ma che probabilmente dovrete accamparvi di nuovo da qualche parte. Diciamo che Gimli era un po' una fighetta per essere un nano, comunque. Beh, ovvio. Il Signore degli Anelli, Gimli, Legolas e Aragorn corrono per 30 giorni di fila senza riposare. Era un po' una fighetta. Era per la pelliccia di Rodrek non c'è più, l'ha persa. Ma tipo, se l'è messa e poi quando è caduto se l'ha persa, non l'ha mai più recuperata. La mia povera pelliccia sentirà la mia mancanza. Correte fino a sera, finché la luce inizia a scemare. E nonostante abbiate preso il sentiero che costeggia i monti, non siete comunque riusciti ad arrivare, nonostante fosse il percorso più veloce. E inizia a piovere, man mano che la luce scema. Crystal mi usa come ombrello, continuiamo. Senti il nano che canta, fa, botta di culo, ci abbiamo le botte di culo, oh yeah! Accompagno con un bel suonetto questa canzoncina. Poi fammi una solo, Bardo. Oh. Grazie per osservare. Da solo? No. 17. 9. 12 più 5, 17. 18. E tutto torna a normalità. In Egoland. Rodrick, Cecil. Notate quella che sembra essere un casolare abbandonato. Poco più avanti. Chitarrista! La canzoncina ha funzionato! Andiamo al casolare! Al casolare isolato! Ah, tu, yeah. Stai non lo vedi, Edo! Ma è conto che c'è la frase piove e c'è un casolare isolato. Daxen, diamogli ascolta, fuoco! Ascolta, ti faccio una veloce cosa. Il nano ha 8 di intelligenza, io ho meno 1 in saggezza. Il ranger è il ranger del nord. No, ho meno 1 in carisma. Io metterei delle virgolette anche sul ranger, onestamente. E anche su mezzelfo ne sono così sicuro, perché qualcuno in chat ha detto che con una madre così potrebbe essere mezzo qualsiasi cosa. E c'ha ragione. Quindi pensi il mondo che mia madre non mi ha procreato con mio padre. No, penso che quello no, quindi un elfo, quindi sono mezzelfo per sempre. Sì, ma è mezzelfo ma mezzo ogre. Sappiamo che cosa per esempio. Se ne frega. Mezzo elfo, mezzo dwiner. Mezzo cosa? Mezzo elfo, mezzo dwiner. Beh, io sono mezzelfo, non sono mezzo umano, sono mezzelfo, punto. Dovremmo fare poi un discorsetto. Vabbè, lasciamo perdere.
si chiamano i mezzelfi mezzi umani? Perché non per si chiamano dire. Mezzelfi, quelli mezzi elfi e mezzi di altre razze. I mezzelfi sono solo mezzi elfi e mezzi umani. Giusto, Master? Confermi, Master? Giusto, giusto! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Batti 5, batti! Oh, yeah! Il caso Lare, andiamo? Andiamo. Andiamo al caso Lare? Perfetto, allora, il caso Lare è proprio abbandonato. Quando lo vedo il caso Lare, io? Quando te lo indicano. Cos'è quello? Ah, quel caso Lare! Un mezzelfo. Oh, siamo tornati da Gulp. Siamo tornati da Gulp. Questo casolare lo ricordo. Ragazzi, non ho trovato nessun altro casolare. Io ve l'ho detto che c'era l'ululato, quelli che hanno staccato la palla a Cecil. È qua. Potremmo anche ritrovare la sacra reliquia della compagnia di Netto, la palla di Cecil perduta da mesi. Credo sia stata mangiata da un picchio. Potrebbe essere la missione per la giocata anche secondo me è stato un picchio. No, la missione della giocata one shot, ritrovare la palla di Cecil. E io di no. C'è un limite a tutto, anche perché ne potrebbe perdere un'altra. Esatto. Ok, arrivata a questo casolare e piove di rotto. Per fortuna il tetto c'è ancora, sebbene calato in certi punti. Eh? La porta è aperta? La porta, sì, è svuotata. Entriamo. Non è più dei cardini. Va bene, entriamo. Faccio, ehi, una casa in mezzo a un diluvio. Che male c'è? Via. Esatto. Io sono curioso per natura. Che cosa potrebbe capitare? Io salgo sul tetto. Mica sarà infestata. Ho sentito bene, Dwyer? Sì. Vado a fare la vedetta. Che me ne frega della pioggia. Dai, tira. Preparato. Attenzione, round 2 Dwyer contro 2, 16. Con un 16 potrebbe riuscire a salire la... Però il problema è l'equilibrio, ricordiamo. L'equilibrio, esatto, è quello che fotte Dwyer in cima. Piove oltretutto, vai. Quindi è un po' scivoloso. Vuoi salire sopra il tetto? Sì. Vai. Aspetta. Di equilibrio. Attenzione, con signore. Bonus di meno 2. Rullo di tamburi. Dwyer con un balzo, sì, felino, e fa il 20 critico. Vai. E il Master se la piglia in quel posto. Sì, sale, su. Bene, ora Dwyer e gli edifici sono uno pari, signore e signori. Uno pari. Ok. Dwyer, avanzando lentamente, saggiando ogni singola tegola, riesce ad arrivare fino al comignolo. Sì. Dove ti puoi sedere e osservarti intorno. Esatto, quello che farò. Puoi fare la cacca dentro al comignolo. Non la faccio. Consiglio danaro. Dwyer. Sì. La visibilità scende drasticamente. Ok. Fa niente, sto comunque fuori e osservo nel caso arrivi qualcuno nelle vicinanze. Sì, sta diventando buio. Ok. Dai, poi scende dal camino come Babbo Natale. Va bene, gli altri cosa fanno? Siamo dentro. Mi asciugo, mi tolgo i vestiti e cerco di sbatto per asciugarmi. Io gioco con Crystal, cerco di insegnarle qualcosa. Va bene. Io dormo. Roderick dorme, si butta proprio, si siede e dorme. Oh, una casa! sei affaticato, Cecil, ti ricordo. Sì, infatti. Mi metterò a riposare pure io. Ok, mentre Jean e Ego rimangono svegli dentro la casa, cerco di far giocare Jean con la gazza. No, sai cosa ti dico? Prima di mettermi a riposare, Master. Scusa? Master, prima di mettermi a riposare, diciamo che cantando una bella ninna nanna Rex gli spa un cura ferite leggere. E me la prendo con calma. Gli fa le carezzine, gli fa ninna nanna, ninna oh, questo nano a chi lo do? Lo darò alla forgetta. In realtà ne avrei due, Master, però uno me lo tengo lo stesso, non si sa mai. Ma smesso di piovere? No. Ok. Rexen,
No, anzi, chiedo a lui. Rex, preferisci tirare un dado o prenderne 4 direttamente? No, no, sto fuori, perché comunque dentro casa, cioè, almeno sento di più fuori. E sono anche... Tiro un dado. Da quanto? Tira un D8, allora. Sto all'esterno, tranquillamente. Anche se non vedo. Oh, che cazzo! Niente. Voglio stare tra le ombre. Curo di 4 punti di ferita. Quindi 5 in totale. No, 4. 4 in totale. Questa cos'era? Ah, no, giusto. 1 più 4, 5, giusto? Sì. Ma lei io sono a livello 3 di bardo, quindi sono 1 più 3, 4. No, ma non è il livello del, non è il livello dell'incantatore, è il tuo livello. L'incantatore, no, è quello che lancia l'incantesimo. No, no, livello dell'incantatore. Allora sei a livello 3 di bardo, sei 3. Voglio solo avere dei punti ferita. 3 più 1, 4. 3 più 1, 4. Ho curato di 4. 4. Quindi 4? Sì. Ok. 37. Se ho scritto 300... Beh, posso lasciare 347. Vado a riposare adesso che sono faticato. Dannazio. Perfetto, ok. Allora, Ergo, Crystal non... non ci prova anche a giocare con Jean, ma Jean ti chiede di essere lasciato in pace, che deve meditare. Allora cerco di addestrare Crystal. Mm. Vai. E lui Crystal gli spreggiò la oh! Ah no, 16, avevo detto 1. Più 8. 15. 15? Sì. Ok. Ok, va bene. Sì, Ego, riesci ad addestrare Crystal. Gli insegno a prendere una moneta che infilo tipo dentro i capelli del bardo, dentro la sacca, così. Io punto alla moneta e la prende. Dipende con le unghie, così tipo, tipo... Riportare oggetti, va bene. Riportare oggetti specifici. Già sapeva riportare. Riportare oggetti specifici. Va bene. Quanto sono forte. È tutto un mio piano malefico andato avanti. Va bene. Ok. Va bene, Roderick, recuperi punti vita più... No, punti vita uguali, livello più questo bonus alla costituzione. Quindi il mio livello più il bonus alla costituzione. Sì, stessa cosa, sì, sì. Quindi 7. Quindi... Duinir, lanciami un altro dado. Se posso ascoltare? Sì. Basta, vado al massimo. 8, 11. Non ti preoccupare, che la parabola quando piove non prende un cazzo. Tempra non recupera. È una parabola in questo momento, comunque. Ah, giusto, Master. E l'affaticamento? Lo recuperi. Mentre la mia. Ma sei dentro la casa, ragazzi? Io non sì, mi... dove certo. Non ci siamo. Ah, sei malato, ragazzi. Andato a destra. Già spostate l'altro. Ecco. Eccoci. Oh. Mi metto qua sopra io, sono sopra però. Io direi che mi metto qua, guarda. Master, niente destrezza recuperata? Due punti, no, un punto. Io sono un qua punto. Che insegno alla gatta a riprendere le cose da... Da sì, sì, quindi... Dal bardo. No. Nel cappello, nel liuto. Ovviamente siete al primo piano. Sì. Sì, sì. Piano terra. Sì, certo. Ok. Abbiamo corso tutto il giorno, che cazzo la vai a fare le scale? Sono il coglione che ha scalato. Che per il resto... Poi, primo piano che forse è quello pieno d'acqua. Mm. Effetti, no. È giusto, è giusto. Perfetto. Ego. Sì. Ti rendi su ascoltare. È vero, avete lasciato di vedetta a me, cazzo. A parte il... 4. Eeeh! Ok, la gatta a un certo punto si blocca, drizza il pelo e inizia a guardarsi intorno. Avevo bisogno di qualcosa che avvertisse il pericolo per me. Grazie, amore, grazie. Io mi nascondo. Non fai tempo a dirle grazie, amore, grazie, che qualcosa alle tue spalle sbuca fuori e prova ad azzannarti.
Ovvio. Suri. È Cipi! È un Cipi un pochino più grosso! Oddio, mi ha infilato il culo in bocca! Ok. Tiratemi per l'iniziativa, ragazzi. Io ho meno uno all'iniziativa. Più 7. Tu stai dormendo. Più 4. Sì. Faccio 16. Quindi 12. Io faccio qui 16, pure io. Quanto fai, Roderick? 12. Cecil? 16. 16. Tra l'altro mi sono dimenticato di mettere... Gin. Gin, esatto. O in realtà non c'è. Umpa, lumpa. O in realtà il topo gigante è Gin. È un... Comunque, io ve l'ho detto che qua qualcuno ci perdeva una palla, eh. Beh, una volta il bardo... A me se Mazzanna mi piglia in faccia, perché le palle credo che sia impossibile prendere di United, andare da sotterra tipo oh! Ok, 17, 20. Ancora mai notato che Jin c'è mai per un cazzo in sti combattimenti. Se, al massimo tocca Roderick sul culo perché gli piace e poi se ne va. E sai, essere chiamato negro sacco coso è eccitante per i negro sacchi cosi, quindi. Eh sì, è proprio quella la verità. Dire la verità, è una nuova creatura mista di D&D. Eccolo. Perfetto. Allora, questa è la situazione, ragazzi. E prima parte questo strano lupo. Ma sono ossa quelle o... Questo lupo, però Ego si gira giusto per vederlo, vedere questa cosa comparire e attaccarla. Tra l'altro, perdi la destrezza. Sì, va bene, solo classe armatura. E taglio. Quanto hai? Meno 4, quindi 14. È quello che ho, non è colpa mia. Tipo ego, fotte sega. Sempre. Allora, perfetto, ti attacca. Prova a zannarti. 8 8 8 7 15, preso. Cazzo, che sfiga. Ok. 1d6. Di 6 più 2, 8 danni. Va bene. La creatura sono di nuovo, sembra un lupo, no, non è vero. Che sembra un lupo, 18. Però presenta qualcosa di strano. Gli occhi, quando ti giri, non sono quelli di un animale, ma sembrano quelli di una creatura con un'intelligenza. Con un'intelligenza. Mi ricorda Crystal. Sul corpo ci sono delle escrescenze ossee che non sono affatto naturali. È più piccolo di un lupo, però è totalmente il pelo sembra essere irto, come se non fosse mai stato, non avesse preso la pioggia, non si fosse mai lavato. Sembra un po' Roderick, mi ricorda Roderick, diciamo. 8 danni. Roderick che è entrato nel sogno del lupo come Bran. E adesso ci sta attaccando. Ego, vai. Pensavo, Ego, 2 punti plagio. Allora, anche. Anche, esatto, aggiungili così a random. Qua siamo a tiro ravvicinato. Quindi, globo d'acido. Ok, è un attacco d'opportunità. Perché? Perché stai lanciando una magia? Mi sposto di 1, globo d'acido. Attacco di opportunità perché ti sposti? No, se ti sposti di 1, no. Più di 1 non ti dà l'attacco, vero? Guarda com'è incazzato. Allora. C'è rimasto male.
Roll un di 20, più 7 di norma con più 8. 20 critico lo scioglie. No, ho fatto uno. No. Uno. Ti sciogli le mani da solo. Guarda come sorride il master adesso. Però sono di fianco a Jin. Quindi hai fatto? Uno. Questa era per la prova di concentrare? No, era per lanciare il globo d'acido, per colpire. Ah, vero. Quindi il globo d'acido vola oltre il lupo. Fa un buco nella parete e fa... Su! Libero! Cecil, tirami sulla volontà. Devi svegliarti. Più 3, 15. Va bene, ti svegli. Hai la possibilità di alzarti in piedi. E per questo turno basta. E dire un porca puttana che cazzo è quello. Mi alzo sì, in piedi. Sì, te lo abbono. Gridare porca puttana che cazzo è quello. Porca puttana che cazzo è quello, è venuto a staccarmi anche l'altra palla, no! In realtà Stacy si sveglia e pensa di essere in un incubo, nel suo incubo. È tutto così simile. Tenetelo lontano da me! C'è anche Egoli vicino a lui, capito? Toglietelo di dosso! Ok, Roderick! Vai! Tiro sulla volontà! Volontà! Mamma mia, that will power of the dwarf. Ti svegli e poi alzarti e fare un'altra azione. Carico il lupo. Hai un colpo di riflessi assurdo. Proprio le resiste tranquille. Faccio, oh mio dio, una nuova pelliccia. Ok, quindi avanzi fin arrivando vicino al lupo. Lo attacco, non posso caricarlo. No, ciao, troppo. Ehi, ciao, vuoi un tè? Tisara, un goccio di grog. Io sono Rexen, no, e questa no, è la mia ascia. No. Tu Nero. Sì. Tiro su ascoltare. Sì, per forza. Che ti sono passati sotto il naso per ora. Più 8. Ti sono passati sotto il naso? Ti sono passati? Plurale? 19. Ops! 19. Allora, senti delle urla provenire da sotto. Sì. Senti distintamente l'urlo dell'halfling. E qualcosa quindi non va per il verso giusto. L'urlo è esattamente questo. No, come il bardo no, eh! Quanto è grosso il camino? Eh? Quanto è grosso il camino? È mezzo metro di diametro. Se ti cali giù... Devi fare prove di artista della fuga per non rimanere incastrato. Ah. Comunque, fammi finire. Sì. Senti anche uno sbatter d'ali vicino a te. Che cazzo è? Aspetta, è l'aquila! È Livio! Sto venendo da me! Ti prego, qualcosa? Ti prego, deve pungerlo e farlo volare giù dal camino piegato in due come una sedia. Ti prego. Quindi appena dove arriva. Tanta la regione, ai tropici. Col cazzo che vengo. Ho l'arco in mano, incomincio a puntare da qualche parte dove arriva il rumore. Era dietro di te, però non vedi nessuno, non c'è nulla. Sparo. Alla cieca, può farlo. Ok, un di 10. Per la percentuale. La forza è potente in te, piccolo mezzo coso. Certo. Ok, la freccia, scaglia la freccia, ma non incontra nulla. Mm. Perfetto. Perché? Due danni flacchio. Quanto hai senza destrezza la classe armatura? Io? Sì. Senza destrezza la classe armatura 13. Però c'è una modificazione di. Vabbè, 13. Quindi 8 più 6 fa 14 a casa mia. Sì. E ti ho preso. Perché senza la destrezza? Guarda come gongolo. Non lo Guarda come gongolo. Guarda come gongolo. Danni. E davanti a te compare esattamente davanti a te un imp che ghignando ti infilza col pungiglione in pieno petto. Tu lo guardi e fai ego, cazzo ci fai qua? Ti danno e tiro salvezza sulla tempra. Ok.
Perfetto, dove cacchio è? Tiro salvezza sulla tempra. Merda. 5 resistenza fisica. 5 24. Ah, beh, passato. No, 28. Marco Giuda se l'ha passato. Gli risputi il veleno addosso. Oh, ma... cazzo. Io sono un ranger del nord. Fa Duinir. Duinir stesso. Ma Duinir stesso lo fa, non a Limp. Esatto. Lui fa: io sono un ranger del nord. Va bene. Lupo che attacca Roderick. Non ti prende. Lupo che non vedi e che ti attacca. 20. Vediamo se è critico. 18 è critico. Lupo che non vedi. Guarda come si lecca le labbra mentre tira i dadi, il bastardo. Minchia, ha fatto un critico confermato, vorrei vedere te. È piccolo, no, questo. Se avete fatto un critico confermato avete istantato due bestioni voi. Quindi... sì, ma no, loro fanno un di 6 di danno. Io devo essere amico dei player. Ragazzi, guardate. Oh, che oh, critico sul guerriero. Guardate, funziona sui animali, funziona su. Beh, dai, sono 6. 8 più 4, 12 danni. Ok, vado. Ah, vabbè, dai, 32. Bitch. Questo lupo compare esattamente dal nulla. Senti un dolore atroce quando ti azzanna il braccio e in quel momento lo vedi. Prima non c'era. E la cosa più inquieta, dove diavolo era? Ok, ego. Tiro fuori la balestra. Sparo. Quello Gine, di fronte? Gine sì, a quello di fronte. Scusa? Gin non ha il turno. Ah, è vero, tocca adesso a Gin. Ha fatto 16 anche lui. No, se sulla destrezza tocca a me comunque. Non credo che Gin abbia 18 in destrezza. No, ma va con lupi. Ah, balla con i lupi. Gin balla con i lupi. Lo sapevamo, lo sapevamo, era stronzo. Gin balla con i lupi. Pezzo di merda. Arretra. E grida demoni. Demoni! Io mi giro verso Gin e faccio grazie al cazzo, curami tu. io mi giro verso Gin, lo spingo in avanti e faccio sacerdote di Medo, demoni, vai! Le tue creazioni di merda per essere un sacco... Master, una domanda. Il tetto è spiovente? Per essere un sacco negro coso. Oh, ma per me è un gran casino. Finché rimane sul comignolo va bene. Ok. Infatti quello che volevo fare è scendere. Va bene, aspetta il tuo turno, tia. Sì, dopo. Ok, ego, quindi prendi la balestra e tiri. Tira. Più uno, perché questa è soltanto balestra normale. 16 più 5, 22. Colpito, vai. Grazie a cazzo, non colpivo con 22, mi alzavo e me ne andavo e chiudevo lo stream, va bene? No, vedi il masse. No, giuro. Anzi, giuro, in realtà è 23, perché è più 6, perché ho aggiunto uno di coso. Quindi... va bene, dai, tira i danni. Non gli un metto D6. Più quelli con la C alta. Ho tirato un D20, vai tranquillo, non ti preoccupare. Quanto hai tirato per i danni? Ho sbagliato. Perché tiri un D20? 3 più 1, 4. Ok, il quadrello sembra rimbalzare sulla pelle dell'essere. Cioè che palle, i miei incantesimi al giorno proprio tutti li devo usare. Metto via il coso. Posso usare come reazione, come movimento leggero, tipo faccio una vaffanculo e lancio giù la balestra. È rimbalzato sulla pelle dell'essere. Ma lasciarla cadere. Cioè, ma l'hai imparato dal bardo. Sei proprio... Lasci cadere, esatto. Sì, è una balestra in gomma la mia. Ok, Cecil. Ho visto che è rimbalzato il quadrello. Bene, non serve un cazzo allora a sparare con quadrelli. Vabbè...
Suoniamo? Suoniamo. Ma sti cazzi, sti cazzi, è il momento di suonare. It's the party moment. Rodrek, qualcuno inizia a suonare e ancora ti sovviene quella domanda che ti frulla ogni tanto nella mente. Ma che cazzo ce lo portiamo dietro noi il bard? Oh. In realtà fa tutto il bard. Ma che cazzo serve il bard? Vai Rodrek. Lotta. Sono troppo moralmente costretto a ricordarti che hai ira. Vabbè, per il momento coraggio for the win. E per il momento l'assalto per questo turno ira e faccio 10. No, aspetta. Sì, 10. Hai 10? Quindi... Ah, tiri basta? Sì. Non l'hai preso. Lo supponevo. Ragazzi, però. Me lo continuano a chiedere in chat, l'ho scritto ma non lo leggono. Non funziona la risata sugli animali, funziona sulle persone senzienti. Devi poter ridere, funziona solo sulle iene nel regno animale, capito? Anche sui pappagalli. Anche perché i lupi sentirli fare oh oh oh. Tanto meno non funziona sui demoni, immagino. Però se questi sono bestie comunque. Se ha le corde vocali dovrebbe poter ridere. Se ha le corde vocali sì, però se sono bestie così no. Sono dei lupi veramente strani. Magari ridono. In realtà sono delle iene. Ci vediamo. Magari hanno il senso dell'umorismo. Partito, magari vediamo se ridono. Se possono ridere. Turno dopo. Ok, Duinir. Svara una domanda. Dove scende il comignolo? Dove scende il comignolo? Cioè. Dritto. Dritto dove? Dritto per dritto. Arriva fino al focolare. Qui? Alle spalle dei ragazzi del gruppo. Okay. Quindi vedresti un culo di bardo e un culo di sacerdote quando scendi, fai che cazzo? Tu ti vuoi davvero fare dentro un camino di un metro e mezzo? Imbraccio la spada e la lascio cadere dentro il comignolo. Ma che perché? Non ho capito. Perché così la usate. Tu devi darmi la spiegazione logica per la quale il tuo personaggio ferito da un imp prenderebbe la spada e avrebbe. Ah, è vero, perché tu non so che ci siete voi. Magari guardi sotto e fai anche ma non ho idea di cosa stia succedendo. Infatti. Ti concedo che ricordi logica, se a te ti ha attaccato un imp, anche loro. Per lì, sì. Vabbè, continua a sparargli le frecce, mi allontano e gli sparo le frecce. Ok, ti allontani dal comignolo, quindi. Però quindi dopo guardo la cosa... Sto pensando. Cioè, in fretta, in braccio la spada, è l'unica. Restando lì, quindi sì. Ti prendi la tua d'opportunità? No, perché ho schivare migliorato e mobilità. Sì, lo prendi lo stesso, ma hai dei bonus. Ho dei bonus. Ok. Ok. Ho fatto 12. 20. È andata bene. Vuoi attaccare? Ok, round di 20. Più attacco base che è 3. E tu hai solo più 3? Sì, perché il ranger non prende più, al quarto diventa niente. 9. Quando gli fa 20. Musica partica, lui lo sente, cioè ispirare coraggio a lui arriva, sì, tanto non fa. Dal camino. Però non cambia la situazione, ha fatto 10. Niente. Ragazzi, se però veramente questi sono i tiri, io non vi metto più nemici, cioè. Abbiamo visto il live scorso. In effetti il live scorso è andato benissimo. Le gelatine gommose che... No, ma in effetti quelle. Il live scorso è andato benissimo. Anche quelle. Rodrek, ti dico una cosa, esiste il cubo gelatinoso in D&D? Lo so, e appunto ti sto dicendo, ci uccide anche quello. Tra l'altro voglio sapere chi diavolo tra i sviluppatori di D&D ha pensato a un cubo gelatinoso, esattamente una forma cubica. Secondo me è andata così, stavano mangiando una gelatina, no? Facevano... Oh, ci serve un nuovo mostro! Oh mio Dio! Ho trovato! Potrebbe essere andato così.